In questo tempo segnato dalle sofferenze per l'epidemia da coronavirus, non possiamo riproporre le modalità con cui abbiamo vissuto gli appuntamenti quaresimali negli ultimi anni, insieme all'opera di Santa Maria del Fiore e alla sua rassegna musicale O Flos Colende, unendo cioè parola di Dio, musica antica e riflessioni del Vescovo. Ma non vogliamo privare il nostro cammino quaresimale di un nutrimento, quello della parola di Dio, di cui abbiamo sempre bisogno, ne abbiamo particolarmente bisogno in questi giorni. Per questo, stasera, continuiamo la lettura della Passione di Gesù secondo Matteo, in cui giungiamo alla seconda sezione del racconto, quella in cui Gesù è posto a confronto con il Sinedrio dei Giudei, momento supremo di autorivelazione del Figlio di Dio e al tempo stesso manifestazione della irriducibile incomprensione da parte di una religiosità che resta chiusa alla presenza viva di Dio nella storia. La Passione di Gesù secondo Matteo, lo ricordo, è un racconto in cui l'Evangelista vuole rileggere i fatti delle ultime ore di Gesù, illuminandoli con la fede della Chiesa, insistendo su come quei fatti siano compimento delle antiche scritture e come Gesù li viva non subendoli, bensì in piena consapevolezza e nell'esercizio della sua autorità. Tutto nella prospettiva di come in ciò che Gesù vive sono poste le radici della futura comunità di fede, la Chiesa. Vorrei anche invitare me e voi a vedere nella Passione del Signore e nelle sue sofferenze un paradigma che illumina le sofferenze di sempre dell'umanità, anche quelle di questi nostri tempi. Ed ecco le parole dell'Evangelista Matteo nella seconda sezione del suo racconto della Passione. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: «Costui ha dichiarato, posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni». Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l'hai detto», gli rispose Gesù. «Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» E quelli risposero: «È reo di morte». Allora gli sputarono in faccia e lo percossero,
altri lo schiaffeggiarono, dicendo: «Fa il profeta per noi, Cristo. Chi è che ti ha colpito?» Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù, il Galileo». Ma egli negò davanti a tutti dicendo: «Non capisco che cosa dici». Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù, il Nazareno». Ma egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell'uomo». Dopo un po' i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero, anche tu sei uno di loro, infatti il tuo accento ti tradisce». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E uscito fuori, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «A noi che importa? Pensaci tu». Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue». Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia, e presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Catturato Gesù, il gruppo armato che era andato a prelevarlo lo conduce nella casa di Caifa, il sommo sacerdote in carica in quel tempo. Vi si trovano riuniti scribi e anziani, e poco dopo verranno registrati anche i capi dei sacerdoti. Insieme formano il Sinedrio, l'organo di governo del popolo giudaico che, anche durante la dominazione romana, continua ad avere competenza sulle questioni religiose. Ed è importante tenere presente che la dimensione religiosa attraversava tutte le espressioni dell'esistenza umana e ne normava i comportamenti quotidiani. Nelle tre componenti del Sinedrio convergono la nobiltà sacerdotale, l'aristocrazia laica e gli uomini di cultura, mondi in cui si intrecciano poi le due linee interpretative della legge dominanti al tempo, sadducei e farisei. La seduta formale in cui si deciderà la condanna di Gesù avrà luogo più tardi, al mattino presto. Intanto, nella notte, nella casa di Caifa, Gesù è messo a confronto
con coloro che dovranno decidere di lui. In quella casa entra anche Pietro, deciso a seguire Gesù, sia pure da lontano. Il racconto che segue pone in parallelo le vicende del Signore da una parte e del suo discepolo dall'altra. Inizia così l'interrogatorio di Gesù, per così dire un'inchiesta per raccogliere indizi in vista del giudizio. L'inchiesta non inizia bene per il Sinedrio, perché i testimoni che si presentano non riescono a offrire elementi per un impianto d'accusa credibile, tale da giustificare una condanna a morte, che è l'obiettivo del Sinedrio. Ecco, però, due testimoni, ed essendo due, ciò rende valida la loro testimonianza. Due testimoni che riferiscono una frase detta da Gesù che potrebbe essere motivo di condanna e di una condanna a morte. Costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Accusa pesante, perché l'attacco al Tempio è offesa a Dio che ne ha fatto la propria dimora. E Gesù tace, non smentisce l'accusa, non smentisce di avere nelle sue mani un potere immenso, illimitato, quello di distruggere e riedificare il Tempio di Dio. E in queste sue parole si riflette la consapevolezza di Gesù che nella sua persona vi è uno più grande del Tempio. Egli lo aveva detto a suo tempo ai farisei. Il potere di Gesù si estende fino alla riedificazione del Tempio. Questo secondo l'attesa presente nel pensiero apocalittico di un tempo in cui Dio sarebbe egli stesso intervenuto a sostituire il Tempio terrestre con un Tempio celeste. I lettori del Vangelo di Matteo potevano riconoscere, loro e noi con loro, nella comunità cristiana, il nuovo Tempio edificato dal risorto. Gesù tace e al silenzio di Gesù insorge il sommo sacerdote che, abbandonata la ricerca delle prove, cerca di provocare un incidente che faccia emergere la colpevolezza dell'imputato. Lo fa anzitutto chiedendo conto a Gesù dell'accusa portata dai due testimoni, ma Gesù continua a tacere. Un comportamento, questo del tacere, che da una parte esprime la maestà di Gesù, ma che può anche dire il suo consegnarsi fiducioso alla sorte che il disegno del Padre gli ha riservato. E in questo riecheggiano le parole del giusto sofferente dei Salmi: io come un sordo non ascolto e come un muto non apro la bocca. Sono come un uomo che non sente e non vuole rispondere, perché io attendo te, Signore. Tu risponderai, Signore mio Dio. Di fronte al silenzio di Gesù, il sommo sacerdote torna a provocarlo e lo fa giungendo alla questione centrale che pone la sua persona, cioè la messianicità di Gesù e il suo legame con Dio. Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio. E Gesù riconosce che quanto il sommo sacerdote dice è vero, tu l'hai detto. Ma mentre Gesù così proclama di sé, fuori nel cortile, Pietro dice di non conoscerlo. Lui che a Cesarea di Filippo, proprio con quelle stesse parole, aveva formulato la professione di fede a nome dei discepoli: tu sei il Cristo,
il Figlio del Dio vivente. Gesù ha poi ancora altro da dire al sommo sacerdote. Non solo egli è il Messia e il Figlio di Dio, ma lo è, dando compimento alle parole del Salmo 110, che aveva mostrato il Messia seduto alla destra di Dio, cioè partecipe del suo potere, e le parole del profeta Daniele, che aveva parlato di un figlio dell'uomo che Dio la potenza, rende partecipe della stessa gloria e che verrà a instaurare il regno di Dio nel mondo. Mentre posto sotto giudizio dagli uomini, Gesù rivela che Dio sta facendo un altro giudizio, in cui Gesù non sarà condannato, ma glorificato e reso Signore, il Signore della storia. Al Sinedrio manca questo sguardo di fede che solo permette di scorgere il vero volto di Gesù, Messia, Figlio di Dio, Signore del mondo. È quanto l'Evangelista Matteo chiede ai suoi lettori e a noi. Le parole di Gesù scatenano la reazione del sommo sacerdote. Caifa anzitutto si straccia le vesti, segno di esacerbato dolore da parte di un uomo religioso che in quelle parole sente un'offesa a Dio. Per il sommo sacerdote il dibattimento processuale si chiude qui, in quanto è ormai emersa una bestemmia sulla bocca di Gesù. Ha insultato Dio, minacciando di distruggere il Tempio, si è proclamato Messia, Figlio di Dio, Figlio dell'uomo esaltato sul trono divino, negando il Dio unico e vero. Il rifiuto del sommo sacerdote ha per oggetto la pretesa di Gesù di essere sopra al Tempio, come pure sopra il sabato, e quei titoli con cui la fede cristiana esprime l'unicità del rapporto di Gesù con il Padre. Sta qui lo scandalo che accompagnerà per sempre l'annuncio del Vangelo: affermare che Dio e il suo potere si sono rivelati nella debolezza di una carne umana e che un uomo abbia potuto essere presenza di Dio nel mondo. Il divino si riconcilia con l'umano e la comunità cristiana ne è segno per tutti i popoli. A questa bestemmia non può corrispondere la condanna a morte. Questo è l'orientamento a cui il sommo sacerdote indirizza l'assemblea. Il verdetto verrà più tardi. Prima il racconto introduce due altre scene. La prima vede Gesù maltrattato e schernito, una scena che si ripeterà anche quando egli sarà nelle mani dei Romani. Si succedono quattro azioni: sputare, percuotere, schiaffeggiare, schernire. Vi ritroviamo l'eco delle sofferenze del servo del Signore del libro di Isaia. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Una scena di umiliazione che dà forma esteriore al senso ultimo della passione, come discesa del Figlio di Dio nell'abisso dell'umano, e questo non per imposizione, ma per dedizione. Dirà l'inno della lettera ai Filippesi: svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. La seconda scena per protagonista Pietro, lo abbiamo già accennato, mentre Gesù confessa di essere il Messia e Figlio di Dio, quello stesso discepolo
che con queste stesse parole lo aveva proclamato a Cesarea, ora lo rinnega. Non conosco quell'uomo. E lo fa 3 volte, come Gesù gli aveva predetto nella cena. Lo fa con un crescendo di distacco da Gesù. Da prima nega, poi nega giurando, infine giura e impreca. Al terzo rinnegamento, mentre un gallo canta, Pietro avrà potuto ricordare le parole di Gesù. Chi mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Il peso della colpa commessa si abbatte su Pietro, ma non lo schiaccia. Al contrario, mosso ancora da altre parole di Gesù, a chi parlerà contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, Pietro si volge al pentimento. E il suo è più che un pentimento, è un pianto amaro che vuole significare amore e fiducia nella misericordia che perdona. Colpa e pentimento di Pietro diventano esemplari per ogni discepolo. Intanto il percorso di Gesù verso la croce non ha sosta e si completa sul versante delle autorità giudaiche con il pronunciamento del verdetto. Tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Il verdetto è fatto, ma il Sinedrio non intende eseguire la condanna. Possiamo pensare che abbia voluto rafforzare la condanna sul versante religioso, motivata dal fatto che egli si era fatto uguale a Dio, con una condanna per motivi politici, forse anche per fugare ogni accusa di arbitrarietà nel loro agire da parte del potere dell'impero o da parte della folla in cui non mancavano simpatizzanti del Nazareno. Questo intreccio tra religioso e politico riemergerà nel processo davanti al governatore Pilato, il prefetto della Giudea. Per ora lo spostamento del giudizio dalle autorità giudaiche a quelle romane lascia intuire che la morte di Gesù non sarà per lapidazione, come avverrà ad esempio per Stefano, ma per crocifissione. Intanto un altro discepolo deve fare i conti con il suo atteggiamento verso Gesù, ed è Giuda. Matteo è il solo dei 4 Vangeli a parlarne. Deve dar conto della terza delle profezie che Gesù aveva pronunciate nel corso della cena. Ai discepoli aveva detto: «Questa notte per tutti voi sarà motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge». E al Getsemani i discepoli avevano abbandonato Gesù ed erano tutti fuggiti. A Pietro aveva detto: «Questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E così era accaduto. C'è ora da rendere conto di come si avvera la terza predizione, quella che ha come destinatario il traditore. Guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Il racconto ora vuole dirci come prende forma il guai di Gesù. Anzitutto ci viene detto che Giuda, conosciuta la condanna a morte di Gesù da parte del Sinedrio, è preso dal rimorso. Quello di Giuda non sembra un vero pentimento, ma piuttosto la presa d'atto di un progetto fallito. Le cose non sono andate secondo le sue intenzioni. Quali fossero queste intenzioni è difficile, se non impossibile, definirlo. Giuda avrebbe voluto fermare Gesù consegnandolo al Sinedrio, ma non pensava alla sua morte? Eppure Gesù era stato esplicito nelle sue predizioni della passione.
Matteo non ci illumina sulle ragioni del rimorso di Giuda, mentre indica con chiarezza qual è il limite di questo ripensamento del suo rimorso. Esso non conduce Giuda a Gesù e alle sue parole, come invece accade per Pietro, bensì ai capi dei sacerdoti, cioè ai nemici che hanno appena condannato Gesù. A Giuda sembra mancare una vera fede in Gesù e nella sua misericordia. Il primo dei gesti che Giuda compie per esprimere il suo rimorso è riportare ai capi dei sacerdoti il denaro con cui essi avevano comprato il tradimento. E la questione delle monete e del prezzo del sangue sembra interessare a Matteo più dell'animo e della stessa sorte di Giuda. La condanna di Gesù è ingiusta, lo dice Giuda, ed è frutto non di giustizia, ma di denaro, e questo lo dicono i capi dei sacerdoti. Ma tutto questo avviene secondo il disegno di Dio. La lettura di quanto accade viene illuminata da Matteo con un testo di Zaccaria in cui Dio annuncia l'invio di un pastore per curare il suo popolo, la cui azione viene rifiutata e questo pastore viene liquidato con la miseria di 30 monete d'argento. Queste sono le monete che i capi dei sacerdoti avevano dato a Giuda per avere Gesù, e ora Giuda, con gesto violento, le getta nel santuario del Tempio, nel santuario, cioè nella parte più sacra, nel luogo della presenza di Dio, a cui potevano accedere solo i sacerdoti. Quelle monete sono il prezzo di Gesù, quanto egli era stato valutato dai capi dei sacerdoti. Ma ora, dopo la condanna a morte, grondano sangue e non si possono lasciare lì. Con esse viene acquistato un campo per la sepoltura degli stranieri, quello che verrà chiamato il campo del sangue. E qui, oltre a Zaccaria, vi è riferimento a un altro testo profetico, questa volta di Geremia, circa l'acquisto di un campo da parte del profeta, gesto di fiducia nel futuro in un tempo di devastazione per la nazione. I capi dei sacerdoti si guardano dal tenere nel tesoro del Tempio denari che grondano sangue, ma non vengono meno nel loro proposito di morte per Gesù. Fanno salva la purità sacrale del luogo e rifiutano il Signore del Tempio. E Giuda, egli che non ripone la sua fiducia in Gesù per ricorrere a Lui, si trova rigettato dai capi dei sacerdoti, che gli dicono: pensaci tu, cioè affar tuo. Resta solo, e nella solitudine matura la decisione del suicidio. Il guai di Gesù si compie, non, come spesso si sente dire, nella condanna del traditore, della cui sorte eterna nulla ci è dato di sapere. Si compie nella tragedia di una vita che si chiude senza amore. E sulla terra di Giuda resta uno spazio, sulla terra di Giudea resta uno spazio definito con il nome di un crimine: campo di sangue. Nessun peccato può per sé allontanarci dal Signore, purché non manchi in noi la fiducia nel potere della sua misericordia. Questo sarebbe peccare contro lo Spirito, cioè chiudersi pregiudizialmente e coscientemente all'azione salvifica di Dio attraverso Gesù. Affidarsi a Gesù, colui che comunica a noi lo Spirito di Dio, è ciò che può fare nuova ogni volta
la nostra vita.